Buonasera, un'altra giornata politica tesa, molto tesa. A metà della giornata le dimissioni di Gianni Cuperlo da presidente del Partito Democratico dopo il durissimo botta e risposta di ieri tra lo stesso Burlando e Matteo Renzi, la completa contrarietà dell'ormai ex presidente del PD rispetto allo schema di riforma della legge elettorale presentato da Renzi e la replica beffarda del segretario che gli ha detto: tu vuoi le preferenze ma non hai fatto le primarie per farti eleggere alla Camera. Quello che Cuperlo ha considerato un affronto personale ieri sera e che l'ha portato oggi alla scelta delle dimissioni dopo una riunione con tutta quella che viene considerata ormai la minoranza del Partito Democratico. Tutto questo nella giornata che già era attesa per il day after rispetto al disvelamento della proposta di legge elettorale, con i partiti minori soprattutto in subbuglio per la soglia molto alta che ci vuole per entrare nel nuovo Parlamento con quella legge e tra l'altro ovviamente con le diverse dimensioni del perimetro parlamentare, visto che il Senato va a non essere più un'assemblea elettiva e tutti dovranno essere eletti alla Camera, quindi è un vero e proprio nodo scorsoio soprattutto per i partiti minori che chiedono il ritorno delle preferenze e che vedono nella possibilità non confessata di un fallimento della nuova legge elettorale la possibilità che si voti con ciò che resta dopo la decisione della Corte Costituzionale, cioè col proporzionale, che per i partiti minori è sempre il più garantista dei sistemi perché dà la possibilità a tutti di entrare in Parlamento. E tutto questo ovviamente si riverbera anche nella sorte del governo. Si parla sempre più apertamente di un Letta bis, ma Renzi ancora poco fa ha riaffermato che non vuole avere a che fare con discorsi di nomi e di ministeri e di rimpasti. Questo è il ruolo del suo partito e del segretario, dice egli stesso. Sta di fatto che si parla di nomi e si parla di spostamenti. Ma c'è anche altro. Bersani ha lasciato la clinica e per quanto riguarda il governo è stato deciso, era molto atteso ed è stato deciso di non toccare le detrazioni che erano in qualche modo a rischio per l'assenza di coperture adeguate. Non sono state trovate possibilità di far fronte a questo problema di copertura e si ricorre alla speranza nella spending review, ma comunque le detrazioni resteranno uguali allo scorso anno. E poi Repubblica ha pubblicato sul suo sito quello che è il dialogo ormai famoso di ieri, di cui si è saputo ieri, tra Totò Riina e un capo della Sacra Corona Unita, in cui si parla apertamente di un attentato contro il PM palermitano Nino Di Matteo. Ci sono tante altre notizie, ma tra 30 secondi le vedrete nei titoli. Dopo lo strappo di ieri in direzione Gianni Cuperlo, si dimette da presidente del PD in polemica con Renzi e spiega le motivazioni in una lettera. Caro Renzi, hai risposto a obiezioni politiche con un attacco personale. Mi dimetto perché colpito e allarmato dalla tua concezione di partito. La replica del segretario: rispetto alla tua scelta, ma non si blocca tutto per dinamiche delle correnti che ci hanno già fatto troppo male. Il testo della nuova legge elettorale arriverà domani in Commissione Affari Costituzionali della Camera, 48 ore di tempo per gli emendamenti, poi la discussione in aula potrebbe slittare al 29, un percorso pieno di insidie con un fronte trasversale pronto a reintrodurre le preferenze e a ridiscutere le soglie di sbarramento, ostacoli che mettono anche a rischio la tenuta del governo. E proprio sulle soglie di sbarramento per entrare in Parlamento i piccoli partiti annunciano battaglie, è una questione di sopravvivenza, non saremo dei notai, avvertono la Scelta Civica. Dello stesso tenore le critiche di Vendola: se non si raggiunge il 5% restano fuori forze che hanno contribuito a far scattare il premio di maggioranza, perplessità dello stesso tipo anche da Fratelli d'Italia.
La legge di stabilità cambia subito, ma è una buona notizia. Ha abrogato il comma che prevedeva la riduzione delle detrazioni fiscali, come le spese sanitarie, gli interessi dei mutui, le spese per l'istruzione, che dovevano scendere dal 19 al 18%. Restano uguali, il governo ha deciso che la copertura, pari a circa 450 milioni di euro, sarà assicurata dalla spending review. Speriamo. Ecco il video di Totò Riina nel carcere milanese di Opera mentre invoca azioni e quindi attentati ai danni del PM di Palermo Nino Di Matteo. Il capo di Cosa Nostra durante l'ora d'aria passeggia e parla con Antonio Lorusso, affiliato alla Sacra Corona Unita. Cominciamo da Di Matteo, dice Riina, deve succedere un manicomio. Ordine d'esecuzione o segnale? Primo sì del Senato, l'abolizione del reato di immigrazione clandestina tornerà a essere soltanto un illecito amministrativo, sarà reato penale solo in caso di recidiva o violazione di altri provvedimenti amministrativi. Protesta della Lega nell'aula del Senato, aspettando il voto finale dalla Camera, il segretario leghista Salvini annuncia porteremo la battaglia nelle piazze, ma che è un atto di civiltà, replica la ministra per l'integrazione Kyenge. Buonasera, quindi il fatto principale su cui è ruotata tutta una nervosa giornata politica e parlamentare sono le dimissioni da presidente del Partito Democratico di Gianni Cuperlo. Gianni Cuperlo, che era stato lo sfidante, come sappiamo, insieme a Pippo Civati di Matteo Renzi nelle primarie per scegliere il nuovo segretario del PD e che dopo la vittoria, la forte vittoria di Renzi, si era visto proporre e aveva accettato la presidenza del partito. Ma evidentemente era un accordo debole, proprio perché Cuperlo, da battuto, non condivide certo le idee nuove di Renzi per quanto riguarda la conduzione del partito stesso. E dopo il durissimo scambio di ieri è successo quello che si poteva preventivare, le dimissioni di Cuperlo. Io credo di no. Ieri lo schiaffo, oggi lo strappo. Gianni Cuperlo lascia la presidenza del PD in polemica con Renzi. Indigesto l'affondo del segretario che dopo il suo intervento critico sulla legge elettorale in direzione lo ha messo al bando. Caro Gianni, avrei voluto sentirti parlare di preferenze quando ti sei candidato alla Camera senza fare le primarie, la stilettata. Troppo per Cuperlo che dopo una notte di meditazione convoca una riunione della minoranza e annuncia il suo addio. Caro Renzi, spiega in una lettera, hai risposto a delle obiezioni politiche di merito con un attacco di tipo personale, ma il PD è una comunità politica, mi dimetto perché sono colpito e allarmato dalla tua concezione del partito, nessuna scissione però viene evocata. La risposta non si fa attendere, caro Gianni, rispetto alla tua scelta, il PD è un partito vero, non di plastica, le critiche si fanno ma si possono anche ricevere, a me hanno dato del fascistoide. Quanto alla legge elettorale, taglia corto, è frutto di un accordo complesso, rimetterla in discussione vuol dire far crollare tutto, nessuna richiesta di passo indietro. Insomma, gli chiederà di ripensarci invece Enrico Letta, che da Palazzo Chigi osserva preoccupato le turbolenze nel PD, dove anche l'opposizione interna sembra più divisa che mai. Durissimi i bersaniani e i dalemiani che vorrebbero trasferire in Parlamento la battaglia sulle preferenze, più soft i giovani turchi che pur criticando l'Italicum non hanno gradito la gestione della direzione di ieri e non sono interessati alle barricate, anzi sarebbero in avvicinamento, pronti ad entrare nell'organigramma della segreteria. Su un punto tutti d'accordo però, il segretario parla di patto immodificabile, ma le critiche dei partiti, da Sella agli alfaniani, sono diffuse. Se alla fine risultasse che l'accordo l'ha fatto solo con Berlusconi, l'offensiva interna troverebbe un argomento forte, altrimenti potrebbe dividersi e perdere forza. Questa sera Renzi vedrà i parlamentari, ci sarà anche Cuperlo, la minoranza anticipa scintille. Il segretario non può limitarsi a un prendere o lasciare, gli eletti siamo noi. Quanto al successore di Cuperlo alla presidenza del PD, Renzi lascia intendere che non sarà uno dei suoi. I nomi in poll sono quelli di Guglielmo Epifani e Andrea Orlando. Le correnti per ora nel partito resistono, quelle stesse correnti che Renzi oggi dice non bloccheranno il percorso. Quelle correnti, aggiunge il segretario, che hanno fatto fin troppo male al PD. Già, le parole di Renzi vengono da Porta a Porta, dove ha registrato la puntata di questa sera Renzi prima di andare all'atteso confronto con i gruppi parlamentari del suo partito di questa sera. L'impressione è che ci sarà battaglia anche per tutto l'iter parlamentare. Le persone che sono andate a votare, tantissime alle primarie, hanno come espresso un messaggio di ultima spiaggia, di dire guarda, ormai proviamo anche sto Renzi qua,
poi non abbiamo alternative. E nel dare quel voto è come se avessero dato un messaggio in bottiglia alla politica, dicendo o cambiate adesso oppure non ve la perdoniamo più. Adesso aspettiamo di vedere che in Parlamento votino le cose che abbiamo concordato, ma ora la strada è in discesa. In TV, a porta, in rete, con la sua nuova iNews, Matteo Renzi spiega il senso degli ultimi frenetici giorni, l'intesa sulle riforme portata a casa tra la contrarietà della minoranza interna e i malumori della base che non ha digerito l'incontro con Berlusconi nella sede PD. Il segretario mette sul piatto tutti i punti dell'accordo siglato con il leader di Forza Italia, Senato, Regioni e i vari elementi della legge elettorale, tra cui il doppio turno e lo sbarramento per i piccoli partiti che ora si agitano. Con tutto il rispetto, dice, si mette la soglia di sbarramento proprio per evitare il ricatto dei partitini. I partitini si arrabbiano, si arrangiano, basta il potere di ricatto. E spiega, senza Berlusconi queste cose non si sarebbero potute fare, abbiamo portato a casa tutto, abbiamo ceduto solo sulle preferenze, perché Forza Italia era nettamente ostile. Se Alfano convince Berlusconi a cambiare, bene. Ma, sottolinea, sul sì alle preferenze un anno fa nel PD ero in netta minoranza. Tutti quelli che oggi mi attaccano erano contro le preferenze per una questione morale, dice, facendo i nomi di Bersani, D'Alema, Finocchiaro e Violante. Il leader PD rivendica il risultato ottenuto, evocando indirettamente i fallimenti altrui. Non faccio paragoni con quello che hanno fatto gli altri, dico che io sono riuscito ad arrivare fin qui. Si poteva fare di più, ma noi lo abbiamo fatto e in un mese, non in 20 anni. Coraggio e un po' di fortuna, la ricetta del segretario che, avviata la grande riforma, ora guarda l'azione di governo e avverte Letta. Adesso possiamo dire che questa legislatura e questo governo non hanno più alibi. È il momento di correre, basta chiacchiere, bisogna fare. Lavoro e scuola, i primi punti dell'agenda di Renzi, che fa capire che, come sulle riforme, non intende aspettare giocando di rimessa. Tra la palude e la frontiera, io sto dalla parte della frontiera, sempre, e preferisco rischiare e fallire rispetto a chi tergiversa e si nasconde. In cui le dichiarazioni, le polemiche, gli intenti, ma cosa sta succedendo? Con la nuova legge elettorale concordata dai grandi partiti inizia però il percorso parlamentare che tarderà di un paio di giorni, inizierà a metà della prossima settimana. Ma già si vede con chiarezza che c'è chi tenterà di frenarlo e chi tenterà di farlo franare. Invece, perché con una legge elettorale come quella rischiano soprattutto i piccoli partiti. Ma col discorso delle preferenze si può anche dare una sberla ai due big della politica di questa fase, quelli che si sono incontrati sabato scorso alla sede del PD. E si può in qualche modo invertire un'inerzia che sembra, diciamola così, tutta renziana in questa fase. Non toccare nulla, altrimenti salta tutto. Renzi ribadisce anche oggi la linea, ma evitare che le riforme siano alla carte potrebbe essere complicato per il segretario del PD. Sono ore di tensioni, di minacce, di segnali, anche di ostilità. Il testo dell'Italicum arriverà domani in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, 48 ore per gli emendamenti, poi l'Aula al massimo il 29. È intorno a questa agenda che si muovono tutti gli attori, Berlusconi è silenzioso e questo è un bene, dicono i renziani, sempre timorosi di ripensamenti. Il fronte Alfano, oggi parla il ministro Quagliariello, trova che la legge presenti ancora problemi di costituzionalità. Se la prende non è solo con la soglia per accedere al premio di maggioranza, il 35% è troppo basso, dice. Argomento caro anche a Scelta Civica, nonché sul fronte interno al PD a Cuperlo. Alzare la soglia al 40% vorrebbe dire obbligare al doppio turno, ribattono Renziani e Forza Italia. C'è poi il fronte trasversale, pro preferenze, cavallo di battaglia, anti Porcellum. Alfano poco fa ha lanciato un appello a Berlusconi in proposito e ancora la questione delle soglie di sbarramento, qui sono i piccoli a picconare il 5%, rischiano di essere esclusi. La battaglia parlamentare a colpi di emendamenti può essere pericolosa all'ombra del voto segreto alla Camera. I problemi veri Renzi ce li ha nel gruppo PD, sibilano i piccoli della maggioranza, sottolineando come i bersaniani chiedano di non approvare la legge elettorale prima delle riforme costituzionali, altrimenti dicono Berlusconi si sfila e dunque cercano di allungare i tempi per mettere in difficoltà Renzi, che deve portare a casa legge elettorale e prima lettura dell'abolizione del Senato prima delle elezioni europee. Così è tutto un fiorire di pronostici. Regge o non regge l'accordo di Renzi, che Grillo chiama pregiudicatellum, bocciandolo tra i mal di pancia di una ventina dei suoi. Ma pronostici o non pronostici, dalla parte di Renzi c'è questa volta l'ombrello del Quirinale, che protegge l'intesa in cambio della durata del governo fino al 2015, promessa dal segretario del PD. Impossibile per Alfano far saltare il banco.
banco, anche perché la convenienza sarebbe comunque di Renzi, otterrebbe il voto anticipato e non sarebbe suo il cerino. Quanto al Premier, anche lui ha interesse al rispetto dell'intesa e accelera sul patto di coalizione 2014 entro weekend. Seguiranno innesti, dice lo staff, nella squadra di governo con tanto di passaggio parlamentare, un voto prima di andare a Bruxelles il 29. Ed è qui che Letta potrebbe offrire una contropartita, Scelta Civica, un vice ministro o chissà. Nessun cambio per Saccomanni, forse potrebbe esserci l'addio di Alfano al Viminale, ieri sera Formigoni lo ha fatto capire, la sostituzione con Del Rio. Che Renzi in TV sembra non gradire, rimpasto a Letta bis, Renzi infatti vuole starne fuori, lo dice e lo ridice, il governo non ha più alibi, dobbiamo correre. E appunto ci sono i partiti minori, quelli che con la legge elettorale come è stata prospettata rischiano fortemente di restare fuori dal Parlamento e che ovviamente venderanno a caro prezzo la pelle proprio nei passaggi parlamentari della nuova legge. La madre di tutte le battaglie per i partiti più piccoli è quella sulle soglie di sbarramento per entrare in Parlamento. Questione di sopravvivenza. Non saremo dei notai, avverte il segretario di Scelta Civica Giannini. È peggio del Porcellum, premio di maggioranza, liste bloccate, soglie non rispettano le prescrizioni della Corte Costituzionale, attacca Gitti, Popolari per l'Italia. I dettagli sono decisivi, avverte Balduzzi, Scelta Civica, invitando a riaprire la discussione anche sui listini e sul premio. Perché è sui dettagli che si cerca di aprire uno spiraglio per mitigare la tagliola maggioritaria, per modificare la riforma incardinata sull'asse con Berlusconi e le convergenze con Alfano, che Renzi ha blindato davanti alla direzione del PD. Ci sono soglie di sbarramento troppo alte, che non ci sono in nessun paese europeo, salvo la Grecia, attacca il leader di Selvendola. Il paradosso è che se non raggiungono il 5% non vanno in Parlamento forze che hanno contribuito magari a far scattare il premio di maggioranza. È l'indicazione di una possibile mediazione. Il diritto di tribuna potrebbe essere garantito ammettendo la ripartizione del premio anche quei partiti che non raggiungono la soglia. Altrimenti, spiega Crosetto, Fratelli d'Italia, sarebbe giusto non considerare per l'attribuzione del premio di maggioranza i voti di chi non supera la soglia. Maroni ostenta sicurezza. La Lega supererà ampiamente il 5%, non c'è nessun rischio, ma aggiunge, spero che si possa discutere in Parlamento, non solo nelle segreterie di partito come una volta. La Lega punterebbe a una clausola di salvaguardia territoriale che tutelerebbe i partiti che superano una determinata soglia in un certo numero di regioni, una norma ricalcata su quella che garantirebbe le minoranze linguistiche nelle regioni autonome, ipotesi posta da Berlusconi su cui si starebbe già lavorando. Dire di un politico che va a casa in genere augurargli una cattiva sorte politica. Dire che invece Pierluigi Bersani torna a casa è dare una buona notizia. È stato infatti dimesso quest'oggi dall'ospedale di Parma, dove era ricoverato dal 5 gennaio per il grave malore che ha avuto. Non è più da tempo, come si sa, a rischio, a pericolo concreto, e le sue condizioni sono così migliorate da permetterne appunto oggi il ritorno a casa. Ed è lui stesso è stato a dare la notizia proprio con un tweet: grazie a chi mi ha curato, l'aria di casa aiuterà, un abbraccio a tutti quelli che mi hanno mostrato solidarietà. Queste appunto le parole di Bersani. Andiamo ora a vedere come sul fronte di ciò che riguarda tutti gli italiani ci sia qualcosa di rassicurante. Medicinali, interessi dei mutui sulla prima casa, funerali, spese per l'asilo nido, ausili per i portatori di handicap sono solo alcune delle 720 voci sulle quali gli italiani possono godere delle detrazioni IRPEF, quello strumento fiscale che consente di pagare un po' meno tasse presentando al momento della dichiarazione dei redditi scontrini e ricevute. Per ora la quota di queste detrazioni è al 19%. La notizia di oggi è che questa asticella non verrà abbassata. La legge di stabilità approvata a dicembre dal Parlamento prevede infatti che il governo entro il 31 gennaio sfoltisse la giungla delle detrazioni, costo annuale per lo Stato 5 miliardi e 4, il tutto per reperire 488 milioni di euro. In caso contrario sarebbe calata la mannaia con la riduzione lineare dal 19 al 18% già con le dichiarazioni dei redditi di quest'anno e dal 18 al 17% con le dichiarazioni del prossimo. L'esecutivo era dunque di fronte ad un bivio: consentire di fatto un aumento delle tasse indiscriminato o ridurre selettivamente le detrazioni. In quest'ultimo caso
caso la scelta era tra un taglio delle stesse a sfavore dei redditi più elevati e la cancellazione pura e semplice di alcune voci di spesa detraibili. Ebbene, Letta e Saccomanni, che avevano il pallino in mano, hanno optato oggi per una terza via. Quei 488 milioni dovranno arrivare dalla ormai sempre più salvifica spending review di Carlo Cottarelli. Le detrazioni dunque non saranno toccate, anche perché, recita il comunicato del Ministero dell'Economia, la sede più opportuna per razionalizzare è quella delega fiscale che, dopo un iter di 7 mesi ed una prima lettura alla Camera, è ora alle battute finali in Senato. I tempi per il governo sono comunque stretti: entro il 31 gennaio dovrà abolire con un decreto quel comma della legge di stabilità che prevedeva il taglio lineare delle detrazioni come clausola di salvaguardia. Proprio ieri il Fondo Monetario sosteneva: le detrazioni in Italia sono troppo alte, provocano distorsioni, sarebbe bene abolirle. Ma il governo ha preso un'altra strada: 10 giorni per riorganizzare 720 voci forse erano troppo pochi, ma chissà che non abbiano giocato in questa scelta anche fattori prettamente politici che, in un momento di alta tensione Letta-Renzi, hanno consigliato al Premier di non intestarsi quello che sarebbe stato, di fatto, un aumento delle tasse. Ieri la notizia di quel dialogo raggelante avente per protagonista Totò Riina nel carcere milanese di Opera, l'annuncio di un attentato contro il PM palermitano Nino Di Matteo. Oggi la documentazione visiva e sonora di quel dialogo. Il video è stato pubblicato sul sito del quotidiano La Repubblica. Due uomini in un cortiletto interno del reparto di massima sicurezza del carcere di Opera sono Totò Riina, Antonio Lo Russo, affiliato alla Sacra Corona Unita, il suo compagno di socialità. Sono le 9.19 del 16 novembre 2013. Due telecamere e un microfono per non perdere il fiato di quel colloquio che finisce con la minaccia finale al PM di Palermo, Nino Di Matteo. Immaginavano i due di essere ascoltati? Quali altri messaggi indirizzati a chi nascondono queste parole? La richiesta di un'esecuzione. Due giorni dopo il passo fermo, stesso cappotto, stesso compagno e stessa ossessione per Riina. Un proverbio siciliano e un minchia per chiudere il discorso, parole che anche il PM Di Matteo ha ben ascoltato e saputo valutare 3 giorni fa al suo commento collegato a un convegno in videoconferenza. La situazione non è certamente quella di un vecchio rimbambito che vuole affermare la sua potenza mafiosa. E ha concluso ripetendo che le inchieste andranno avanti fino a quando ci saranno le forze e per passione civile. E ricorderete Luigi Preiti, l'uomo che proprio nel giorno del giuramento del governo Letta fece irruzione nella piazza dove c'è la sede del governo, dove c'è Palazzo Chigi, Piazza Colonna, e sparando verso due carabinieri e ferendone uno gravemente, il carabiniere Giangrande, che è ancora in una situazione certo di serio malattia. Ebbene, oggi Preiti è stato condannato a 16 anni di carcere per tentato omicidio plurimo. Il pubblico ministero aveva chiesto 18 anni. È stato condannato con un rito abbreviato che prevede uno sconto di un terzo della pena. Secondo i magistrati, quando sparò era un uomo lucido, capace di intendere e di volere. Andiamo ora a vedere come è stato fatto il primo passo, quello più importante, che segna il tracciato anche per l'altra Camera, con il voto al Senato che praticamente elimina il reato di immigrazione clandestina.
Dopo il via libera di Palazzo Madama, se adesso il disegno di legge passerà anche alla Camera, chi entrerà clandestinamente in Italia per la prima volta commetterà solo un illecito amministrativo. Sarà espulso, ma non verrà sottoposto ad alcun procedimento penale. Se invece l'immigrato provasse nuovamente ad entrare, se fosse cioè recidivo, commetterebbe un reato, così come se non si dovesse presentare in questura avendone l'obbligo. Andata a vuoto il tentativo di votare con una consultazione segreta il testo presentato dal governo, alla fine i sì sono stati 182, 16 no, 7 gli astenuti. Il Senato ha dunque approvato compatto la norma contenuta nel disegno di legge sulle pene alternative al carcere, con la sola esclusione della Lega Nord, che prima ha presentato un emendamento per cancellare l'articolo 2 del testo respinto dall'Aula e poi ha inscenato una protesta. Da Twitter arriva anche il commento del segretario del Carroccio Salvini, che lancia un proclama e scrive: solo la Lega ha votato contro, nel palazzo hanno vinto loro, prepariamoci a portare la battaglia nelle piazze, vinceremo noi. È un atto di civiltà, risponde sul versante opposto il ministro dell'integrazione Kyenge, che l'abolizione del reato di clandestinità l'aveva promessa subito dopo quegli oltre 300 morti di Lampedusa, la strage di migranti dello scorso 3 ottobre. In Italia ci sono più di 9 milioni di processi pendenti tra penale e civile, lo ha detto, lo ha rivelato oggi il ministro della giustizia Cancellieri nella sua relazione alla Camera. Un imponente fenomeno in dilatazione, una lentezza della giustizia che provoca anche danni notevoli alle casse dello Stato. Soltanto i ricorsi per il riconoscimento della responsabilità dello Stato costano infatti 387 milioni di debito pubblico. Andiamo però a vedere come ci sono processi che non devono tardare, soprattutto nei confronti di chi, è il caso che vi stiamo raccontando, dietro al voto religioso nascondeva ben altra natura. Ancora una volta Monsignor Scarano. Nella sua casa di Salerno i finanzieri hanno trovato argenteria, oggetti preziosi e quadri di gran valore, tra cui 6 Van Gogh originali. Nunzio Scarano, il prelato finito nell'inchiesta della Procura Romana sui conti dello IOR, arrestato a fine giugno dopo il fallito tentativo di rientro dalla Svizzera di 20 milioni di euro riconducibili agli armatori d'Amico, oggi ha ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare. Il GIP Dolores Zarone lo definisce una persona inquietante, alto prelato e formale uomo di chiesa del Vaticano, eppure soggetto dedito alla vita mondana, in grado di ricorrere ad ingannevoli artifici per non figurare nelle operazioni finanziarie. Le nuove accuse della Procura Salernitana nei confronti di Monsignor Scarano, ex capo contabile dell'APSA, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ai domiciliari da luglio per motivi di salute, sono concorso in riciclaggio e falso. I finanzieri hanno accertato false donazioni provenienti dai conti dello IOR intestati al prelato. Il sistema era questo: sostanzialmente sui conti IOR affluivano queste somme ingenti, buona parte delle quali provenivano da società offshore o società ghost, comunque non censite almeno nelle banche dati mondiali, e queste somme poi venivano, attraverso una serie di operazioni di schermatura e di ripulitura, investite nell'acquisto di immobili qua su Salerno o anche nella costituzione di società immobiliari. Un'inchiesta che vede per, diciamo, una delle prime volte la completa collaborazione delle autorità vaticane. Notevoli somme di denaro nella disponibilità di Scarano per un importo superiore ai 5 milioni di euro, arrivati, secondo gli inquirenti, da alcuni componenti della famiglia di armatori d'Amico, anche mediante il ricorso a società offshore in paradisi fiscali. Somme apparentemente usate per scopi benefici e invece nei fatti utilizzate per investimenti immobiliari. I versamenti sui conti dello IOR dell'imprenditore d'Amico risalgono al maggio 2013. Dallo IOR una precisazione: i conti di Monsignor Scarano allo IOR sono stati congelati fin da luglio scorso e tutte le informazioni riguardanti gli ultimi 10 anni di attività su questi conti sono state sottoposte alle autorità. L'ordinanza notificata questa mattina dispone anche il sequestro dei conti correnti presso lo IOR riferibili a Scarano. È stata avanzata per il tramite del Ministero della Giustizia una richiesta di rogatoria al Vaticano. Con Monsignor Scarano è finito agli arresti domiciliari anche un sacerdote, 52 le persone indagate.
Dopo di noi a 8:30 ci sono Civati, Daniela Santanchè e anche Michela Murgia. E poi c'è il ritorno di Salvo Sottile con Linea Gialla. Ci fermiamo. Infine la borsa, oggi Milano ha chiuso con un più 0,11, ma lo spread è alto, quasi a quota 209, mentre in questo momento andiamo a vedere la situazione a Wall Street, è contrastata con il Dow Jones in perdita, meno 0,33, invece il Nasdaq che guadagna lo 0,51%. È tutto, dopo di noi vi ricordo ancora una volta c'è 8:30 e poi torna Linea Gialla. Buonasera, domani.